Il 27 novembre scorso ha aperto in centro, in via Galilei 30, un nuovo negozio di recuperandia tra antiquariato e modernariato, ispirato al passato prossimo. Passato prossimo non è solo un tempo verbale, ma anche un luogo della memoria, un luogo fisico che si chiama Recuperandia, il centro di educazione al recupero e riuso dell'associazione Porta Aperta, dove puoi trovare una lampada, una sedia, una vetrinetta o semplicemente una scatola di latta smaltata, qualunque cosa purché sia riconducibile ad un tempo passato non troppo lontano. Un viaggio dentro l'oggettistica del passato, alla scoperta della moda e delle tracce materiali di epoche che ci affascinano o che ci riportano alla nostra infanzia, alla nostra gioventù, a luoghi, persone, sapori e musiche che ancora ci appartengono e che possiamo far riaffiorare. Sarà l'occasione per ritrovarsi a mangiare seduti sulle sedie che troneggiavano a casa dei nostri nonni o genitori e che da bambini vedevamo come vecchie ed ora vorremmo fortemente possedere, o ad appoggiare il notebook su un vecchio mobile per fare la pasta. Di plastica o di legno, di acciaio o di vetro, ogni mobile acquista oggi una nuova essenza, espressione del suo essere portatore di un'epoca e di un gusto passato, ma non troppo antico. Attraverso questa bottega l'associazione, oltre ad evitare inutili sprechi educando ad uno stile più sobrio, provvede al proprio autofinanziamento, che le permette di poter attivare quelle forme di aiuto che a Carpi sono ormai note a tanti. Il negozio Recuperandia di via Galilei numero 30 è aperto il giovedì e sabato dalle 9 a mezzogiorno e dalle 16:30 alle 19:00.